Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrink e bentornati su Bakugan, campione di Vestroia. L'ultimo episodio ci ha lasciato con un terremoto e dobbiamo andare a controllare al parco se la nostra amichetta Saida è a posto, è salva, non si è fatta niente, perché lei appunto stava facendo delle ricerche sul campo riguardo questi fantomatici terremoti, quindi andiamo a controllare che sia tutto a posto. Nel frattempo ho fatto altre sfide, ho affrontato qualche personaggio piuttosto particolare, missioni secondarie e quant'altro. Attenzione, abbiamo un altro po' di missioni secondarie qui. Ah, ma sono combattenti! E noi che facciamo? Combattiamo, no? Oh, Hyper Centipod, questo è bello, raga, eh. Manca solo il ragazzino, ma preferisco andare avanti con la storia. Saida, stai bene? Sto bene. Anzi, non potrebbe andare meglio. Il terremoto è stato esattamente come avevo previsto. Sembra provenire dal centro città e non credo che abbia cause naturali. Questo è molto importante. Cause non naturali? Cosa intendi? Non ne sono sicura, ma non credo che sia stato provocato dalle placche tettoniche. Bene, prendiamo la metro fino al centro e andiamo in fondo a questa storia. Mi sembra un'ottima idea. Andiamo. Ah, ok, quindi facciamo prima un'altra sfida allora. Ehi, come va? Adoro l'osservatorio nel parco, c'è la migliore vista di tutta quanta Santa Barbara. Questo tizio ha una missione per noi e dobbiamo portare a suo fratello che lavora ad un negozio un sasso. Ah, va bene. Al negozio di abbigliamento poi. Tanto che dobbiamo andare in città. Dobbiamo andare in centro città a portare questo sasso e non a Valley Grove come ho erroneamente pensato. Ah sì, però se il testo fosse partito insieme alle immagini sarebbe stato meglio. Adoro questo posto, vengo spesso qui con la mia famiglia a fare shopping e passeggiare. Ci sono alcuni dei miei negozi preferiti. Spero che il terremoto non abbia causato danni. Chiediamo ai passanti se sanno dove possa essere l'epicentro. Ottimo piano! Ma controllare su internet. Ah, ok, ci dividiamo. Va bene. I negozi, dove sono i negozi? Ce l'abbiamo due qui davanti, quindi non posso assolutamente sbagliare. Però intanto chiediamo ai passanti. Un giorno parteciperò al torneo. Questo Chadsworth è un Chadsworth, perché no? Chad più Worth, ovvero che vale qualcosa, quindi hai soldi. Ah! Il negozio di abbigliamento sta sopra, allora andiamo sopra. Magari nel frattempo troviamo anche gente con cui parlare. Quei due sono di una famiglia ricca perché si chiamano Chadsworth, quindi non sanno nulla loro. Sono loro la causa dei problemi, ma non è mai colpa loro alla fine. Chi è? Ti sembro familiare? No. Piuttosto tu. Questo si chiama Adam. Adam Cadmon. Cioè, quindi devo tornare da tuo fratello ora? No, non ci torno per niente, te lo scordi. Tutto questo per avere una felpa. No, mi piace la mia giacca con il simbolo Pyrus, voglio dire. Guarda che robina. Ciao, tu sei qualcosa e tu è color ruggine. Ma che cosa che. I Bakugan, no, il terremoto, insomma. Ah, ma ci sono i punti di interesse. Perché non me l'avevo visti prima? Cioè, ragazzi, noi siamo in tre in questa città a cercare indizi sui Bakugan. Possibile che debba cercarli tutti io? Questo qui, sai per caso da dove vengono? Te l'ho fatta io la domanda, non devi farla tu a me. Se no siamo punti a capo. Il prossimo sta imboscato qua sotto. Via, andiamo. Qui sei tu? Hai sentito quel suono? Wow, proprio utile come scartavetrarsi i maroni d'inverno. Do questa! Ho cercato i miei figli per. Cosa? I tuoi figli? Ma non. Ma. Trova i tre gemelli. No. Ah, ma questo si muove. Vabbè, allora facciamo giro giro tondo. Ah, tu sei uno dei figli di quella? Allora vai, va. Sì, va bene. Cioè, io ho parlato con il figlio della signora, il figlio della signora mi ha dato un'altra missione. A questo qui piace il terremoto. Io sono esterrefatto. Più vado avanti, più mi stupisco. Non importa a questo bambino? Il papà. Cosa? 20 tazze di caffè. Ah, so dove sono in effetti, eh. È stato il mio stomaco o il terreno? Parla agli abitanti, ho già parlato. Ah, ora devo andare su, ok. E trovo anche i Bakugan in giro. Ah, buono.
Abbiamo anche un altro Bakugan per aver completato una missione secondaria. Bene, in teoria questo è un altro dei ragazzi con cui parlare. Sembra che il terremoto provenga da sud, ma è molto fastidioso. Sembra che dovremmo dirigerci a sud per scoprire la causa del suono di cui parlano tutti. Allora andiamo a sud. Mi dà dei chip così a caso. Attenzione, siamo al cantiere e mi ha fatto premere A su un punto a caso. Pensi che potrebbe essere il posto che cerchiamo? A quanto pare sì. Esplora il centro città ancora. Devo parlare con loro. Vedo che hai scoperto l'epicentro. Le mie indagini mi hanno portato qui. Come hai trovato l'epicentro? Ho chiesto in giro. Essere amichevole aiuta. Guarda che faccia poi lui, tutto soddisfatto. Il mio sismografo ha segnalato quest'area come l'epicentro dei terremoti. Ma se allora lo sapevi già! Perché abbiamo chiesto a tutti? Non ha senso! Dobbiamo solo trovare il modo di entrare. Trova il modo di entrare. Allora, ho visto che ci sono diversi punti e so già qual è, secondo me, eh. Penso che sia quello che ho trovato prima, in realtà. Anche se non mi faceva passare. Eccolo. Forse da qui si può entrare, sì. Entriamo, va. Attenzione. Ti serve un elmetto. A cosa? Ah, così! A diritto! Non è che dice oh, cosa fai qui? No, combattiamo. Perché però, se vuoi passare, ti serve l'elmetto. E quindi devi vincere uno scontro Bakugan. No? Ok, ci sta! Levati! E poi, tra l'altro, ho parlato anche con questi costruttori edili. Mi fa: fuori dai piedi! Vattene! Levati dai piedi! Tutti quanti così mi rispondevano. Io. Poi mi faceva male, queste parole mi hanno fatto male. Inoltre, raccogliendo anche queste fonti di energia dorate, se vedete bene il nome del Bakugan, ha barriera Aquos sotto i punti salute. Quindi possiamo appunto proteggerlo meglio da alcuni attacchi di alcune categorie di Bakugan. Devo ammettere che non è particolarmente forte sto tizio, eh. Sì, ha resistenza ai miei attacchi Darkus, ma. Bah. Nulla di che. E vai, vinta così. Bella. Ci sta tutta, ci sta. Allora, dammi sto elmetto, va. Com'è successo? Ah, e scappa? Ma perché scappa? Dove va? Giacca a righe, vai, sì, qualcos'altro. È scappato, niente. Oh, un jackhammer, dammelo un po'. Attenzione, abbiamo. Ma. Ah, ma controllano l'area. No, mi ha visto come? No, fuori di qui! Ma perché? Che vi ho fatto di male? Cioè, sono un bambino che sta andando in un cantiere edile. Non c'è niente da fare, voglio solo cercare la causa di questi terremoti. Che cosa vi frega a voi? È andata alla grande, direi. Ragazzi, questa lotta è andata benissimo. Ci ho messo un po' perché aveva tre Bakugan, di cui un Darkus con un fottio di vita. Però ce l'abbiamo fatta. Attenzione, abbiamo anche altre rivelazioni qui a quanto pare. Deve essere questo, sì, è lui. Ciao! Non dovresti stare qui. Io mi chiamo Link. Nessuno di quegli operai riuscì a fermarti? Incredibile! Dovrò occuparmene io. Cupola sollevata! Ha due Aquos e un Darkus. Ah, che è Barbetra poi, come il mio. Ce la caveremo. Senti che bella musica, oh. Da boss. Questo è il boss, allora. Ah, ci picchia. Ma pure, cos'è quello? Ha l'abilità del combattente, allora! Sì, però, riprenditi, dai! Buonanotte, fiorellino? Ma non lo so, non si riprendeva più. Cambia, cambia, cambia. Io l'abilità del combattente non l'ho acquistata perché mi sembravano inutili. Quindi ho preferito non acquistarle. Ma vabbè, se lui si sente più sicuro in questa maniera, che faccia? Senti come batte la cassa. Oh,
bomba, eh? Gasa, ragazzi, gasa! Questo quando sei in palestra che sollevi. Dai, su, su! Sì, schivata. Ti piacerebbe, eh? Attenzione, cambia Bakugan perché è stupido. Aveva schivata. La barriera House mi serve a poco perché tanto non ha Bakugan House. Buono, un bel centone gli abbiamo fatto di danno. Però intanto lo prendo io, perché così non lo prende lui. Toh. Cambiamo Bakugan anche noi, va. Mettiamo un Pyrus. E comunque ha resistenza contro l'Aquos. Bull'Aquos! Intanto attacchiamo perché sennò qua non finisce più, raga. Ha resistenza, ma anche noi abbiamo resistenza, se non sbaglio. Sì, però... cioè, non ce la facciamo, no che non ce la facciamo a vincere, ma... e questo qui ogni volta si ricarica il suo potere del combattente. Capite bene che la situazione non è delle più rose. Effetto laser è molto forte come attacco, quindi ho preferito caricarlo. Ma come schivata. E' fatto anche Suka. Ma ehi! Ragazzi, me la sto giostrando benissimo. Aiuto! Quello è pericoloso quando c'è quel coso carico, eh. Bisogna stare molto attenti. A posto. E un altro mi sa che è andato, ora. Con effetto laser. Gli facciamo un bel 170 preciso, 153. Va bene, va bene. Ci sta. Magari se cambio Bakugan ce la facciamo a mandarlo giù. Sì, dovrei essere carico con Barbetra. Almeno un attacco carico. Non ancora, ma ci siamo! Lo odio quel coso, lo odio! Andato, Barbetra è andato. E con questo sono due. Manca solo l'ultimo, dai, l'ultimo sarà facile. È un Aquos, quindi caricando Fulmine dovrei essere a posto. Eccolo qua, esplosione nova, debolezza e via. È vinta. Non è stata troppo difficile, tanto quanto lunga. Quindi tutto sommato è andata molto bene. Anche gli altri incontri con i costruttori. Beh, non è finita qui e potevo ancora parlargli, ma non sono stato abbastanza furbo da premere A. Peccato. Un po' di chip qui. Perfetto. Esamina il buco. Nulla da dire. Sembra che si tratti di una trivella usata per le ricerche scientifiche. Che discorso è? Chissà da dove viene? Da qualche catena di costruzione? Da dove vorrà venire? E perché stanno trivellando qui? Per fare dei lavori? Mi chiedo che cosa stesse facendo qui quel ragazzino con il Bakugan. È molto strano. Pensi che sia connesso alla trivella? So che i Bakugan ascoltano più i ragazzini che gli adulti con quei Baku controller. Tutto qui? Ah, ottimo! Torna al nascondiglio per parlare di ciò che ha scoperto. Ragazzi, direi che possiamo concludere qui l'episodio. Attenzione, roba per terra. Bitcoin, ok. E dovrei pensare a comprare un'abilità del combattente in modo da non essere troppo svantaggiato quando appunto ci sono gli incontri. E avete visto quel ragazzino che sicuramente è un plurimilionario, aveva uno scudo che stordiva l'altro combattente. Sì, però costano. Costano un bel po'. Non soldi veri, ma soldi del gioco, sia chiaro. Penso che magari un giretto lo faccio in città, vedo se c'è qualcosa di... che vale la pena di prendere. Bene, allora ragazzi, che questo episodio termina qui. Nel prossimo andremo a nascondiglio, vedremo il da farsi e continueremo ovviamente con la storia. Anche perché ci sono diversi punti della città da sbloccare, quindi sono molto curioso di sapere dove portano. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!